Hi, this is Michael. Hi, this is Han Ching. Nella Chiesa e nella pastorale familiare è necessario avviare una conversione missionaria per camminare insieme alle famiglie e aiutarle ad affrontare con fiducia e serenità le sfide che troppo spesso stanno affrontando da sole. For us, the earlier years of our marriage were especially challenging because of disagreements over parenting. But through marriage enrichment offered by the church, we learned to communicate in a respectful way, to cherish the gift of family, and to make daily decisions to love each other and our children. And by anchoring ourselves in a community of like-minded families, we are constantly reminded to be a sign of God's love to one another. L'esortazione apostolica Amoris Laetitia è una proposta per i giovani e le famiglie cristiane, perché possano stimare i doni del matrimonio e della famiglia e coltivare tra loro un amore forte, ben radicato in Cristo e pieno di valori come la generosità, l'impegno, la fedeltà e la pazienza. I believe that young people still have a longing for a family because we're all made in the image of God. And because of that, there is a desire for loving relationships which we feel that the family is still the best place for them to find that. However, this may be difficult because of the complexities of the world that we live in today. Con Amoris Laetitia desidero incoraggiare ciascuno di voi ad essere segno di misericordia e di vicinanza lì dove la vita familiare non si realizza perfettamente o non si svolge con pace e gioia. Couples need help to grow in a relationship and to be good role models to their children. And this is where the church has a big role to play. Cominciando oggi un cammino che per 10 mesi faremo insieme per raccontare la bellezza di essere famiglia. Ognuno è chiamato a prendersi cura con amore della vita delle famiglie, perché se non sono un problema, sono sempre un dono e nel guardare avanti sono un'opportunità. Amoris Laetitia really affirmed what we have been doing in our attempts in fulfilling our role as parents, because we were able to get our children involved in church activities like volunteer work, like mission trips. And this really helped all of us to feel that we have a much more purposeful life. Menita y Colas. Pedro. Victoria. Trinidad y Juan de la Cruz. José Pedro. Come ci immaginiamo l'amore di Dio? Esiste al mondo una realtà concreta che ci aiuta a vedere con i nostri occhi com'è l'amore di Dio? Certo che esiste, è la famiglia. L'immagine di Dio si riflette nell'uomo e nella donna, nell'amore coniugale, scultura vivente che manifesta l'amore di Dio. Nosotros somos conscientes que Dios nos creó el uno para el otro desde el inicio de la creación. Yo me enamoré de la Trini desde que fuimos novios y hasta el día de hoy me entusiasmo por toda la pasión que ella le pone a su vida. A mí me gusta Pedro, que es muy valiente, muy arrojado y se entrega por completo a todos los proyectos que emprende. ¿De dónde nace la familia? Nace de un encuentro tra un tu io e un tu, da un uomo e da una donna che si scoprono, l'un l'altra e guariscono. Cosa guariscono? La loro solitudine. Ma il matrimonio è per guarire la solitudine? No.
questo è un effetto, il matrimonio è un incontro di amore che va oltre a guarire la solitudine. Siamo pensati per un altro, per essere dono di amore per qualcuno e per generare vita nell'amore. A mí me gusta estar consciente de ser instrumentos de Dios. Tenemos mucha confianza en su plan y sabemos que su providencia nos va a ayudar a que eso se materialice. La fecundidad de la copia es imaginar cómo es el dinamismo del amor que se mueve en Dios, del acto creador de Dios. Come l'amore fecondo, l'amore che genera, è simbolo della realtà intima di Dio. Poi ogni bambino, l'uomo e la donna procreando insieme a Dio, donando un figlio a Dio che interviene in quell'amore. Per questo ogni vita umana è unica, è preziosa e bisogna proteggerla. Nosotros somos conscientes de que Dios nos ha regalado a nuestros hijos, pero no son nuestras posiciones. Nuestra tarea es poder ayudarles a que ellos cumplan su misión, que ellos cumplan sus proyectos de vida originales. La familia, cioè, si reflete el misterio de Dios, que amore familiare, comunione de amore tra padre e un figlio. Nosotros nos transmitimos la fe unos a otros, padres a hijos, los padres a los transmitiendo la paternidad de Dios y también los hijos nos enseñan la filialidad y a ser niños. Vivete con coraggio, vivete con coraggio e serenità ogni sfida familiare. Triste o entusiasmante, è una sfida. E custodite e meditate nel cuore le meraviglie di Dio, nascoste in ogni istante della vostra vita quotidiana. Dio ci ama e ogni cosa concorre al nostro bene se cerchiamo Dio. Viva la famiglia! Viva! Viva! Hi, this is Antonio and Angela from Formosa, Taiwan. Vocation. Con lo stesso sguardo di tenerezza e misericordia che aveva Gesù, la Chiesa vuole accompagnare le famiglie e fare sì che ogni famiglia sia un pilastro dell'evangelizzazione. Voglio dirvi una cosa: con il sacramento del matrimonio ogni famiglia riceve la grazia per diventare una luce nel buio del mondo. After 31 years marriage life, we found sacramental grace of marriage is making things possible with Jesus. I was told it is impossible to have babies when I was young, but finally, we've got 3 children. For me, I got the power from Holy Spirit to accept our difference and limitation of each other. I learned how to compromise honestly. I learned how to listen the feeling of Angela and our children. Conoscete qualche coppia di sposi santi? Sono numerosi i processi di beatificazione per gli sposi santi. Santi in quanti sposi, santi insieme, sia il marito sia la moglie, persone normali, gente comune, che attraverso il matrimonio ha testimoniato l'amore di Gesù. Ognuno dei vostri matrimoni può essere santo, se lo desiderate. Voi sposi siete come consacrati e siete essenziali per costruire la Chiesa. As mentioned in Amore Laetitia, marriage is an also the path of holiness. Yes, sometimes it was difficult and critical, just like the vocation life. We put family in the first priority, other than our personal favor
all Korea. 20 years ago, I decided not to work in China so I can stay with my family. For me, that was too difficult to compromise, but it works. Ogni famiglia è un bene, una forza per la Chiesa. La bellezza del dono che si genera dentro delle famiglie, la gioia per la vita che nasce e la cura dei piccoli, dei malati e degli anziani rendono ogni famiglia insostituibile, non solo nella Chiesa ma anche nella società intera. Ecco perché la Chiesa è famiglia di famiglie, arricchita del contributo di ciascuno di voi. My third daughter, Maria, was born in 2005, when I was 43 years old. People think it is a big risk and ask me to give up. However, the fruit of our marriage is obviously blessing. Anche altri papi prima di me hanno scritto su argomenti che interessano le famiglie. Ne ho parlato in Amore e Letizia. Leggetela e troverete risposte a tante domande sul senso della vostra vita insieme. Moi, c'est Julie. Moi, c'est Gérard. Et nous avons 19 ans de temps de vie ensemble de mariage. Voi, sposi, avete il dono della grazia del sacramento che vi può rendere perfetti nell'amore. E allora parliamo di questo amore. L'amore è paziente e benevolo. L'amore non è invidioso degli altri, non si vanta, non si gonfia di orgoglio. L'amore non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si arrabbia. L'amore non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si rallegra della verità. A nos 17 ans de mariage, nous avons senti le besoin de nous retirer pour mettre la lumière sur les zones d'ombre de notre vie de couple. Assisté d'un prêtre, nous sommes sortis tous enrichis de cette expérience. Et le père nous a même demandé de prier pour nous. À l'issue de cette rencontre, on a éclairé beaucoup de zones d'ombre dans les difficultés. Il est arrivé un jour où je n'étais pas content. J'avais mal entendu entre nous. Et moi, quand il y avait mal entendu, je boude, je ne parle pas, je parle très peu. Alors, un matin, je me réveille, je vois dans mon placard, il y avait un cadeau. J'ai un peu de mon anniversaire, j'ai pris le cadeau, j'ai apprécié. Je suis sorti, je l'ai mis, je suis sorti, j'ai présenté aux enfants. Je suis très content. Et comme ça, le mal entendu venait ainsi d'être justifié. L'amore è tutto scusa, tutto crede, tutto spera. Tutto sopporta, tutto, qualsiasi cosa, e amore nonostante tutto. Amare vuol dire rallegrarsi per l'altro, per i suoi successi. Quanto è importante insegnare ai bambini, da piccoli, a festeggiare la gioia degli altri. Un compleanno, una conquista, festeggiarlo, perché è bello che la famiglia sia il luogo dove si festeggia la gioia. Ok, il y a eu encore un altro evento. Chaque matin, les enfants au réveil viennent dans notre chambre pour nous saluer. Et un matin, le cadet qui avait à l'époque 6 ans est entré, il a trouvé une scène. Maman était en train de dire au revoir à papa avant de partir au travail. Mais papa ne voulait pas répondre parce qu'il voulait. Alors, un moment, l'enfant a dit à sa maman, « Maman, il faut partir. Papa a compris, il faut partir. » Et on s'est entendu. Oui, nos enfants représentent beaucoup pour nous. Moi, particulièrement, quand je rentre tous les jours du travail,
je les salue en les embrassant individuellement. Tous les quatre, je les salue en les embrassant. Ça me permet de juger un peu leur température au corps pour voir s'ils vont bien ou pas. Et quand il y a un début de fièvre, je le sens déjà. Et voilà, c'est comme ça que je les pareil pour la moment, c'est comme ça que je les salue quand il y a un peu de fièvre. È la forza dell'amore che supera ogni minaccia, che fa resistere e ci rende saldi e affidabili. L'amore permette ai bambini di dire dei propri genitori: so che mamma e papà ci saranno sempre, su di loro io posso contare e posso affidarmi del loro amore. Ciao, siamo Francesca e Donato, abbiamo 5 figli e siamo sposati da quasi 18 anni. Il matrimonio è un segno prezioso, è l'icona dell'amore di Dio per noi. Questo non significa che l'amore tra i coniugi debba essere per forza perfetto. Nessuno lo è. Ma l'amore tra gli sposi è un processo dinamico che va avanti e migliora nel tempo di una vita intera. Per questo il matrimonio richiede la fedeltà. Il matrimonio è per sempre. Dio è fedele al suo progetto d'amore per noi, si fida e scommette sulle coppie di sposi cristiani. Il dono del suo amore rende possibile il per sempre per due creature fragili, limitate, ferite, ma create a sua immagine e somiglianza, quindi destinate all'eternità, quell'eternità che è il per sempre di Dio. Con il matrimonio si dimostra la serietà dell'impegno tra due persone che si amano. Non volersi sposare vuol dire di non voler rendere pubblico l'impegno. Avere delle riserve, forse non essere convinti, non essere sicuri, non si sa. Questo per sempre è innanzitutto perciò dono. E noi come coppia ce ne rendiamo conto soprattutto quando facciamo fatica, entriamo nella fatica del costruire la nostra relazione d'amore, la nostra intimità, il nostro dialogo. Allora lì abbiamo l'occasione di vedere l'intervento tangibile della grazia. Allora succede che magari uno dei due cuori si ammorbidisce e chiede scusa all'altro. Oppure un sorriso basta a sciogliere magari delle freddezze che si sono create nella relazione. A volte succede anche che un figlio con un suo intervento, una sua battuta, una sua coccola riesce ad allentare quella tensione che si era creata. Vedi in questo momento la grazia agente perché il cammino riparte, riparte la vicinanza. Non bisogna avere paura di fallire. La paura è il più grande ostacolo ad accogliere Cristo e il suo progetto di vita tra noi. La paura, un ostacolo, state attenti. Allora un dialogo attento, fatto di ascolto, condivisione, comunione e anche di silenzi, permette allo spirito di educare le relazioni, di educare il nostro istinto, di educare le nostre emozioni, i nostri desideri, i sentimenti. E tutto questo permette all'amore di crescere. Le nostre piccole e grandi infedeltà quotidiane all'altro, al nostro nome di coppia, ci rivelano molto chiaramente di che pasta siamo fatti e di come sia illusorio la possibilità che noi due riusciamo a costruire qualcosa che sia per sempre, qualcosa che non abbia fine. È per questo che abbiamo la necessità di lasciarci modellare dalla grazia di Dio. La Chiesa ha tanto bisogno della coraggiosa fedeltà degli sposi alla grazia del sacramento. È necessario che ogni coppia testimoni la bellezza del matrimonio cristiano anche
con le difficoltà e le sfide di ogni giorno. Per noi famiglia è bellezza di vita. Enrico e Francesca, siamo sposati da 28 anni, abbiamo 7 figli, siamo di Venezia, ma siamo in missione a Bridgeport. L'amore dà sempre vita. L'amore coniugale non si esaurisce all'interno della coppia, ma genera una famiglia. L'amore per la vita è cresciuto dentro di noi sin da piccoli, provenendo da due famiglie numerose. Nei primi anni del nostro matrimonio, in seguito a due aborti spontanei e due interventi chirurgici all'utero, i medici ci dicono che sono sterile. Grazie a questi 7 anni così sofferti, in cui abbiamo sentito il sostegno della Chiesa, della nostra comunità neocatecumenale, dei nostri catechisti, sentiamo che Dio ci chiama ad essere fecondi, ad aprirci alla vita, al suo piano per noi, e adottiamo in Russia il nostro primo figlio Emanuele. La famiglia si genera e si accoglie la vita. Ogni figlio che arriva è un dono di Dio. Ogni bimbo va accolto perché figlio, in ogni caso, in qualunque circostanza, è figlio, è figlia. L'amore dei genitori è strumento dell'amore di Dio, che attende con loro la nascita di ogni bambino. Lo accetta, lo accoglie così com'è. Ad ogni donna che aspetta un bimbo dico: tu sei un meraviglioso strumento di Dio per accogliere e offrire al mondo una nuova vita. L'accoglienza di questo figlio ci guarisce, ci risana e ci sentiamo amati e perdonati da Dio. Ciò che segue è grazia. Dopo pochi mesi dall'adozione resto incinta, nasce Giosuè, poi Miriam, Benedetta, Israele, Simon Pietro e Natanaele, insieme ad altri 5 aborti spontanei, che sono gli angeli che ci aspettano in cielo. Nel 2005, colmi di gratitudine e di gioia, ci offriamo disponibili e veniamo inviati dal Santo Padre Benedetto XVI come famiglia in missione. L'adozione è una scelta cristiana. Adottare e donare una famiglia a chi non ce l'ha. Ed è l'atto di amore con cui un uomo e una donna diventano mediatori. Mediatori di che? Dell'amore di Dio. Dio tramite loro dice: anche se tua madre ti dimenticasse, io invece non ti dimenticherò mai. Nella missione con i nostri figli viviamo come una famiglia normale, portando la testimonianza dell'amore di Dio alle persone che incontriamo nel nostro cammino, così, annunciando con la nostra vita che Cristo è risorto e ha vinto la morte. Je suis Stella Josiane de la République démocratique du Congo. La meilleure façon de vivre l'évangile pour une famille, c'est de servir de témoignage aux autres, leur donner la joie de vous imiter. Les familles chrétiennes sont les principaux soggetti de la pastorale familiale. Toutes les familles peuvent testimonier la joie de l'évangile. Annoncer l'évangile signifie que le message reçu doit remplir les cœurs e la vita tutta. Non basta una generica preoccupazione per la famiglia nei grandi progetti. Anche i grandi progetti pastorali non bastano. Abbiamo bisogno di un nuovo slancio, missionario. Non possiamo fermarci alle teorie, ma agganciarci ai problemi concreti delle persone. La preparazione dei giovani al matrimonio è un pilastro per evangelizzare attraverso le famiglie.
Vivre l'Évangile, c'est aussi créer le temps de vivre effectivement ensemble, dans l'amour, dans le partage et dans l'unité. Per questo servono percorsi catecumenali che preparino sia alla celebrazione del matrimonio, sia alla vita matrimoniale. Dobbiamo rivedere la preparazione al matrimonio per aiutare i giovani a scoprire che il matrimonio è una vera vocazione. Pour cela, il est souhaitable que les agents pastoraux soient formés par rapport aux grands changements et aux grandes questions qui touchent la famille aujourd'hui. Une formation qui répond de manière concrète face à ces questions et à ces changements. Percorsi che devono continuare durante la vita coniugale, perché le famiglie si sentano accompagnate dai sacerdoti, ma anche di altre famiglie, ad affrontare le gioie della loro vita quotidiana, ma anche le difficoltà, e non si scoraggino. Ricordando sempre che ogni crisi può essere la tappa per rinnovare il proprio cuore con un nuovo sì che fa maturare l'amore. Aujourd'hui, les couples ont besoin de sentir la proximité de l'Église à travers ses agents pastoraux. Une proximité qui rassure, une proximité qui répond par rapport à leurs préoccupations. On a besoin d'entendre les messages qui rassurent par rapport à les certitudes. Come Chiesa vogliamo raggiungere tutte le famiglie e accompagnarle alla scoperta della via migliore per superare le difficoltà che incontrano. Siamo Massimo e Patrizia, famiglia missionaria italiana. Siamo sposati da 25 anni, abbiamo 12 figli, viviamo in Olanda, nella città di Maastricht, come itineranti. Somos Javier y Araceli, tenemos 10 hijos y estamos esperando el undécimo. Somos misioneros en San Petersburgo, en Rusia. La famiglia ha una vocazione naturale a educare i figli. Non rinunciare ad avere figli per paura di non essere in grado di educarli e prepararli ad affrontare le sfide e le responsabilità della vita. Per essere genitori servono l'amore e il desiderio di far emergere dall'altro il meglio di sé. Questo, diciamo, cerchiamo di farlo con la nostra debolezza, ma portandoli fin da bambini con noi all'Eucaristia, pregando la mattina e la sera con loro, prima dei pasti facendo una preghiera e soprattutto nella domenica facendo una celebrazione domestica molto partecipata e festiva, in cui il padre di famiglia chiede a ognuno di loro come la parola di Dio illumina la tua vita. Con questo dialogo i figli si abituano a crescere sapendo che Dio è presente nella loro storia e che agisce nella loro storia. La paternità e la maternità sono ruoli insostituibili. La maternità sa portare amore, sa portare protezione nei confronti della fragilità umana. La paternità dischiude al figlio orizzonti di vita inesplorati e fissa i cardini della vita morale che gli permetteranno di realizzare con coraggio il proprio progetto di vita. Ma c'è di più. Ogni madre ricorda al proprio figlio che alla radice del suo esistere c'è un padre con la P maiuscola, c'è un desiderio di Dio. Questa consapevolezza genera la fede. Il cuore della questione infatti è mettere le nuove generazioni nelle condizioni di dire di sì a Cristo per permettere a Dio di manifestarsi nella loro vita e condurli per mano. También nosotros vemos que es una misión fundamental el transmitirles la fe.
el poder enseñarles a vivir como cristianos. Desde que son muy chiquititos, les enseñamos a relacionarse con Dios. Ellos aprenden a vivir con Dios desde que son muy pequeñitos, a que puedan perdonarse, a que puedan saber amar de una forma diferente como ama Dios, que puedan descubrir esta forma diferente de vivir. Porque nosotros, es nuestra base en la vida, es vivir en la iglesia. Nuestra base en el matrimonio es poder vivir dentro de la iglesia. Y queremos que ellos puedan vivir así. Lo hacemos todo en familia, estamos unidos, juntos, sabiendo que el Señor está en medio de nosotros y es el que nos ayuda, el que nos sostiene y nos anima cada día. En una época en que la sexualidad viene spesso ridotta a mero consumo, ad uso dell'altro, le famiglie hanno il compito di educare i figli all'affettività e ad una sessualità responsabile, rispettosa della dignità della persona. Siamo sempre attenti anche sui pericoli del mondo, soprattutto per quanto riguarda il rapporto con le nuove tecnologie, che noi siamo molto, diciamo così, coscienti dei pericoli che si nascondono dietro ad esse, per cui siamo molto vigilanti, cerchiamo di proteggerli. Invitiamo per esempio a consultare il computer in uno spazio comune, il cellulare lo diamo soltanto alla maggiore età e soprattutto, diciamo, li invitiamo alle virtù della castità, dell'umiltà e della sincerità, non con un moralismo, ma condividendo con loro la nostra esperienza personale, perché abbiamo visto che il Signore ha aiutato noi nella nostra vita e aiuterà anche loro. In questo senso la pastorale aiuti le famiglie a portare al loro interno valori umani essenziali, come il pudore, il rispetto della differenza tra uomo e donna, la conoscenza e l'accettazione del corpo, il significato del dono totale di sé nel matrimonio, il valore del fidanzamento come tempo di maturazione in vista al matrimonio. Oggi la famiglia è messa duramente alla prova. Tutti siamo fragili, ma separazioni, divorzi, convivenze sono ormai una realtà che riguarda tante famiglie del mondo. In nessun modo la Chiesa deve rinunciare a proporre l'ideale pieno del matrimonio. Essa ha il compito di andare incontro a coloro che desiderano rimanere vicini a Dio, per aiutarli a trasformare i fallimenti e le sofferenze in opportunità di cammino verso la pienezza del Vangelo. Le famiglie hanno bisogno di essere approcciate grazie a delle visite, di change di vie, di essere comprese e in fatto dei consigli d'ordre spirituale e umani che leur donneraient confiance. Una pastorale familiare attenta sa accogliere, ascoltare, accompagnare e discernere, non con semplici e banali ricette. In questo non ci sono le ricette, ma con uno sguardo che sa davvero comprendere le situazioni. Aucune famille ne doit être esprit de la communauté, quel que soit leur problème. Le mariage étant un lieu de bonheur et non de valeur, cette communauté est censée constituer un support qui montre à ses familles l'importance de la protection, de l'encadrement des enfants pour un avenir meilleur. Les enfants doivent comprendre que Dieu a un plan merveilleux pour eux. Cette conviction leur donne courage de se dépasser des blessures causées par leurs parents et s'assurer que même si mon père et ma mère m'ont abandonné, Dieu ne m'abandonnera jamais. Oggi, più che una pastorale dei fallimenti, dobbiamo fare una pastorale di accompagnamento per consolidare il matrimonio, prevenire le fratture. Ci sono tanti piccoli passi possibili
che le persone possono fare in tal senso e i piccoli passi sono sempre graditi a me. L'aide des familles doit consister à les aider à comprendre et accepter que les filles dans le mariage ne sont pas éternelles et ne devraient pas conduire à une rupture. C'est pourquoi il est nécessaire de les intégrer afin qu'elles retrouvent le dialogue, le pardon mutuel et la joie de l'amour. In ogni situazione è importante usare il balsamo della misericordia per lenire le ferite e far sentire le persone accolte nel rispetto della verità. Bisogna insegnare a perdonare, a comprendere, a sperare. Hola, somos Rosa Yedo, somos un matrimonio español, somos misioneros, tenemos 6 hijos y actualmente vivimos en Costa Rica, donde estamos de misión. Hoy en familia desidera vivere nella pace, in un ambiente in cui ci si sente amati e compresi. Come può una famiglia creare al suo interno un ambiente accogliente? Nella famiglia non ci sono solo marito e moglie e figli, perché nel matrimonio abita Gesù. Il Signore vive nella famiglia reale e concreta, si esprime nei gesti di amore, gesti concreti tra marito e moglie, tra genitori e figli. Le carezze in una famiglia sono così importanti. Quando in una famiglia mancano le carezze, possiamo dire che è arrivato l'inverno in quella famiglia, l'inverno esistenziale. Hoy queremos compartir con vosotros este lugar de nuestra casa, que es nuestro santuario hogar. Este es nuestro lugar de alabanza, de encuentro con Dios, de oración, y donde tratamos de desarrollar nuestra pastoral familiar para vivir como iglesia doméstica. Quanto è importante annunciare agli sposi che nel loro sacramento è presente Cristo, che non sono mai soli, neanche quando si sentono disperati. Per questo è importante che le coppie che hanno scoperto questo segreto lo trasmettano ad altre coppie come una passaparola che può illuminare di grazia e speranza ogni famiglia. Nessuna famiglia nasce perfetta o è confezionata. Non c'è la famiglia prêt-à-porter. Non perdiamo mai la speranza a causa dei nostri limiti, ma neppure rinunciamo a cercare la pienezza di amore e di amore e comunione che ci è stata promessa. Precisamente porque a lo largo de nuestra historia hemos tocado nuestra pequeñez y nuestro barro innumerables veces, pues somos conscientes de que gracias a estos momentos de oración Dios hace fecunda la misión. Sposi cari, aiutatevi a vicenda a sperimentare la bellezza della Chiesa domestica, a far Chiesa in casa. Creiamo nelle parrocchie occasioni di incontro, di preghiera per le famiglie, di crescita, di confronto, di adorazione. Per i grandi così come per i piccoli. Dobbiamo essere famiglia di famiglie, dove ciascuno si sente accolto e amato. Questa è la Chiesa. Ma cosa succede quando papà e mamma litigano e c'è un po' una tempesta lì? È umano. Possono volare dei piatti, ma soltanto a condizione che si faccia la pace prima che finisca la giornata. Un gesto, un sorriso, ma la pace prima. Perché vi dico che la guerra fredda del giorno dopo è molto pericolosa.
centramos nuestra oración familiar en dos grandes momentos en el día. El primero es después del almuerzo, donde hacemos oración contemplativa con nuestros hijos mayores, y después en la noche ya con todos, con los pequeños, los medianos, los mayores, hacemos un rato largo de alabanza, con cantos, con bailes, y tenemos un momento muy especial en torno a la Sagrada Escritura. Tratamos de aterrizar la palabra a nuestras vidas, a la circunstancia concreta de cada uno de nosotros.